Carvalho con la numero 10 e ora al via la partita. Inizia la partita il Portogallo con un'inusuale maglia. Ancora la 8 tedesca e ora brava Teixeira a fare ripartire le sue. Attenzione a questo contropiede, si trasforma in un 2 contro 1. Silva in area di rigore, Silva! Il vantaggio portoghese è firmato Beatriz Silva al minuto 3 di gioco. Eccolo il primo gol dell'incontro. Ottimo contropiede da parte delle portoghesi e Beatriz Silva brava sotto porta a infilare. Lotto dico 1-0 Portogallo. Dimostrato tanta freddezza Silva. Adesso stiamo rivedendo intanto il gol. È stata servita in questo contropiede, poi ha piazzato la pallina. Il Portogallo quindi si porta in Van Borga a stargli davanti, a deviare la conclusione. Va lei stessa, contropiede, cerca il tiro, respinto in maniera imperiosa da Silva che va in avanti. Ora bel gesto tecnico della Silva, gran gol della Silva, doppietta per lei. Stavolta abbiamo visto un gancio a rientrare e un tiro accompagnato che non ha lasciato scampo a Lotta Diche. E il Portogallo raddoppio, guardiamo qua, palla persa, contropiede. Bellissimo. Gran gesto tecnico, bello. Bellissimo, no. Perché qui nel gancio che fa ora si bisogna dei 3 punti con l'Inghilterra, perché altrimenti finirebbe terza e sarebbe un problema per la formazione di casa. Intanto Beatriz Silva in area di rigore e aveva il gol appunto del 3-0, fermata Ana Fernandes al quale ha ripresa. Eccolo il più 3 che serviva al Portogallo. Sembrava aver recuperato una giocatrice tedesca la situazione di pericolo, poi un rimpallo favorito, parla, poi tentato il tiro un paio di volte Pia Bremer, contropiede ora per la Santos e ha trovato il primo palo, poi ancora rimorchio Ana Fernandes che segna la sua doppietta personale, si è fatta trovare pronta nella stessa posizione in cui aveva segnato l'altro gol e porta a 4 le reti del Portogallo, tutti ad abbracciarla, anche Rita Coelho che è un po' la più inoperosa delle portoghesi. Ora vantaggio meritato perché adesso la partita sta prendendo. Ora si attende solo che Carlo Iuorio, il direttore di gara, dia il fischio. Può partire Machado, si allarga sulla sinistra, la affronta Lotta Diche. Machado, grande parata da parte di Lotta Diche, non è uscito. Si aspetta il fischio Iuorio. Va la Santos, tiro della Santos, abbiamo ora in possesso di pallina, scambiare con la Santos, palla dentro della Machado, gol di Teixeira, ha realizzato Teixeira dopo questo passaggio in mezzo, questo assist della Machado e la Teixeira porta a 5 e questa volta le reti per Portogallo che questa volta sfrutta il power play. Sì, bella azione del Portogallo, ovviamente in superiorità numerica. 1.40 ancora da giocare, 5-0 abbiamo ricordato per il Portogallo che si avvia a concludere questa partita vinta abbastanza nettamente, controllata, 2-0 fino al primo tempo, poi un po' dilagato nel secondo, cerca un raso a terra e poi di rimpallo segna Ana Folgado, soddisfazione per lei, tutta la panchina applaude, si è fatta trovare pronta davanti alla porta. Sì, molto brava qui la giovane Folgado, la più lessa sotto porta a trovare il gol del 6-0. Non era facilissimo perché la numero 6 lusitana a trovare il sesto gol appunto per la propria squadra che comunque vuole attaccare. Machado in area di rigore, Machado trova anche il 7-0. Gol di Matilde Machado e qui dilaga il Portogallo, una partita a senso unico. Due gol per Ana Fernandes, due gol per Beatriz Silva e uno per Teixeira, Folgado e Machado col 7-0 con cui il Portogallo sta conducendo e sta portando a termine, può andare fino al termine della gara il Portogallo. Cerca di colpire ancora, palla dentro e gol, doppietta anche per Machado, 8-0, 22 del termine, punizione anche molto severa per la Germania che comunque alla fine fisicamente un po' mollato, dobbiamo dirlo, hanno fatto quello che hanno potuto le ragazze di Reinhardt contro questo Portogallo, non c'è stato niente da fare. Sì, esatto, adesso il divario diventa anche troppo grande perché praticamente poi, come ben detto te, negli ultimi minuti ha un po' mollato la presa, 3 gol in un minuto invece per
il Portogallo, e ora termina l'incontro Portogallo in finale per lottare per la medaglia d'oro del primo campionato europeo.